l'incarnazione di Gesù e Dio. Era questa una tradizione presso gli israeliti che dopo la nascita del bambino doveva essere portato al tempio per presentarlo al Signore, ma nel tempio vi era un custode, un uomo di Santa Rina, quindi costando vecchio Simeone, il quale ricevendo il bambino fra le sue braccia poté quel giorno dire a se stesso: ora i miei occhi possono anche chiudersi perché hanno visto la salvezza, hanno visto il Cristo che ha portato la salvezza. E questo è con mia carica, direi, un segno anche per noi di fede, perché il Signore continuamente ci viene posizionato, ci viene portato, ci sta consegnando, ci sta dando una maniera. Noi dobbiamo vedere di questa sua presenza in mezzo a noi. E per celebrare ovviamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio alzate o forte la vostra fronte,
abbassati di sogni e ambite ed entri il Re della Gloria. Vieni, Signore, nel tuo santo. Chi è questo Re della Gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia. Vieni, Signore, nel tuo santo. Alzate forte la vostra fronte, alzate di sogni e ambite. Vieni, Signore, chi è mai questo Re della Gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della Gloria. Vieni, Signore, abbiamo riconosciuto
il Signore è la nostra gloria, la gloria del suo nome e della nostra Chiesa. A cui io parlo di nostra gloria, guarda la tua Chiesa, che per tuo volere e per la gloria di sacrificio di Dio, agnello senza mancia per la vita del mondo, per Cristo nostro. Amen. E con il Spirito, con il rivolto al Signore, rendiamo grazie al Signore nostro e croce al cuore di Gesù. E la riposa.